Ho visto cose che voi esseri umani non immaginate neanche. Ho visto cinesi andare nella parte oscura della luna e fare delle foto della terra dalla parte oscura della luna. E si vede questa terra dalla parte oscura, con questo trabicolo. Continuano a mandare trabiccoli con la carta stagnola nella parte oscura della luna, con le bollicine. Ma io dico, ma siamo nel 2020 d'altro po', no? La computer grafica si è evoluta, ma che avete, il Commodore 64 davvero? Cioè, voi avete davvero il Commodore 64? No, non riesco a capire. Ma è possibile che voi fate una spedizione sulla parte oscura della Luna, fate le foto e si vede la Terra? Come si fa a vedere la Terra? Primo. Secondo, la parte oscura della Luna non è aberrata. Cioè, tu fai una foto, c'è il sole contro, ammesso che la Luna non lo copre, c'è il sole contro. Cioè, non si vedrebbe nulla. Sì, ho capito, c'è i fari, c'è quello che ti pare, e i fari che cosa fanno? Illuminano un trabicolo peggio di quello che nel 1970 gli americani hanno, tra virgolette, usato come dummy, mamma mia, come manichino, no? Per far vedere che loro stavano sulla Luna. Io riparato con lo scotch, io più vado avanti, più io devo lasciare perdere questo settore. È meglio che mi metta a parlare di qualche altra cosa, perché sennò esco pazzo. Esco pazzo, non ci credo. Sette pianeti descrivono per filo e per segno la flora e la fauna di sette pianeti a 40 anni luce. Ma, Dio mio, sta una senza regge più. Non si regge più. Ma quello che è più brutto, secondo me, è che ci sono personaggi che ci credono. C'è la miseria. Ma perché? Ma perché dovete dire ste cose? Perché dovete dire ste cose? Viaggi spaziali sulla Luna, abbiamo perso la tecnologia. Minchia, i cinesi sono andati sulla Luna, ma noi l'avevamo persa la tecnologia, i cinesi l'hanno guadagnata, i cinesi. Sono andati. Ma cioè, porca miseria, che casino. Al mio segnale scatenate l'inferno, ma questo è l'inferno. L'inferno dello spazio. Gli americani negli anni 70 vanno sulla Luna con un trabiccolo. Dicono dopo 40-50 anni che sulla Luna non si può andare più perché hanno perso la tecnologia. Mentre lo dicono, i cinesi piano e partono e vanno sulla parte oscura della Luna e fanno la fotografia a un altro trabiccolo e nell'oscurità dello sfondo vedono la Terra. Pazzesco, è pazzesco. Io sto diventando pazzo. Ma di che sto parlando? Di che cosa sto parlando? Dio mio, è pazzesco. E come ci sono andati sulla Luna con un altro trabiccolo? E tutti ci credono, tutti credono, sì, 40 anni luce, i pianeti a 40 anni luce, 40 anni luce, ello, lì, in quel pianeta lì a 40 anni luce c'è sta forma di vita, l'acqua, e ti possiamo dire anche che tipo di forma di vita c'è, perché in base alla colorazione dei raggi ultravioletti e la rilevazione dello spettro solare e luminoso della stella che sta vicino a questi pianeti,
a 40 anni luce, noi possiamo dirti che ci sono forme di vita in questa maniera e che stiamo cercando di arrivarci. Stiamo cercando di arrivare a 40 anni luce su sette pianeti, gli esopianeti. Ma di che stiamo a parlare? Mi viene da piagne. Mi viene da piagne. Che ne pensi tu? Giua! Dio mio, mi viene da piangere. Mi viene da piangere perché è tutto un'amalgama pazzesca. Che a che cosa servirebbero tutte queste cose, queste informazioni? A farti sognare, a farti dimenticare Equitalia. A farti dimenticare l'Agenzia delle Entrate, a farti dimenticare le tasse, a farti dimenticare i vaccini, a farti dimenticare le scie chimiche, a farti dimenticare i complotti, a farti dimenticare il signoraggio bancario, a farti dimenticare la fame del mondo, a farti dimenticare tutto il resto, a farti dimenticare, a farti dimenticare.